Ciao soffittari, per la rubrica Le storie cult oggi voglio fare una recensione barra consigli per le belle letture vintage di un personaggio straordinario che a me personalmente piace tantissimo e spero anche a voi. Parlo del piccolo Ranger. La storia di cui voglio parlarvi è un trittico scritto da Giancarlo Berardi. E se siete soffittari doc iscritti a questo canale, non vi farò la spiega su Berardi, perché lo sapete benissimo, Berardi possiamo considerarlo uno dei più grandi autori western italiani. La storia è stata pubblicata dall'ottobre del 1977 a dicembre del 1977 per la casa editrice Altamira, cioè siamo sempre in casa Bonelli. Pensate, questo l'ho voluto recensire perché è del mio stesso anno di nascita. Questo fumetto ha 44 anni come me. Scritto da Giancarlo Berardi, su soggetto dello stesso Andrea Lavezzolo, creatore del personaggio, e disegnato da Lina Bufforente. Adesso andremo anche a vedere i disegni che sono meravigliosi. Il trittico vede il nostro Kit Keller, sì, il nome ricorda qualcuno e si assomiglia pure, però non c'è nessun riferimento che è casuale, in una situazione alquanto inusuale che per merito di Berardi lascerà il lettore con il fiato sospeso. Berardi gioca con noi in questo trittico come il gatto con il topo, facendoci credere delle cose e poi smontandole, cambiando continuamente le carte in tavola. Bravissimo, davvero, una lettura di quelle che ti lascia col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Andiamo a vedere anzitutto le copertine, che sono davvero belle. Il titolo del trittico è La vedova nera, pubblicato appunto nel 1977, seguito poi da Infamia. Ma guardate quanto è bella questa copertina con la scritta Infamia, scritto col punto esclamativo ANFAME! ANFAME! In grande, bellissima, troppo bello. Voi pensate, questo albo in edicola tra Infame! Ah! E poi finisce con l'ultimo atto, qui si capisce già dal titolo che è la resa dei conti, quindi qua tutti i nodi vengono al pettine. Ma di cosa parla questa storia? Come dicevo, Berardi cambia sempre le carte in tavola. Questa vedova nera che vediamo qui nella copertina in realtà è uno specchietto per le allodole, cioè non c'entra con la storia. Noi vediamo che il nostro kit viene assunto da un ricco commerciante per trasportare dell'oro nascosto nelle casse di sementi per sgominare una banda che assaliva i carichi di oro. Loro accettano l'incarico e nella notte del trasporto, appunto, il carro viene assalito da dei banditi che poi riescono a scappare e non riescono a mettere a segno il corpo, tra cui questa vedova nera che scopriamo essere poi alla fine un uomo. Ma questi banditi a un certo punto spariscono, cioè la storia poi non c'entra più nulla con questa vedova nera perché il colpo viene messo a segno da un altro bandito in gambissima che colpo di scena poi vedremo chi sarà. Questo scaltro bandito si dimostra dannatamente abile e riesce a portare a segno il colpo per ben 2 volte, mettendo i Ranger in allarme e alla fine riescono a catturarlo. Scopriamo nell'ultima pagina del primo albo che si tratta niente di meno che del nostro Kit. Facciamo però un piccolo salto indietro. Noi vediamo all'inizio della storia che il nostro Kit si reca dai suoi amici indiani Arapaho portando dei viveri. Qui vediamo il duello con il capo indiano. Ormai questi indiani stanchi, sofferenti delle condizioni in cui si trovano, decide di aiutarli quindi rubando loro. Ma il nostro piccolo Ranger può essere davvero un ladro? Cioè può arrivare a questo pur se per una giusta causa, cioè quella di aiutare i suoi amici indiani Arapaho? Non so perché hanno scelto questa tribù, vabbè, grazie Berardi. No, perché mi ricordo un film. Ah, sto divagando.
per aiutare i suoi amici a Rapao? E proprio con questa premessa comincia il secondo atto. Nel secondo atto vediamo il nostro subire un processo. Qui vediamo la sua Claretta, ha una zita, vi ricordo, che è Claretta, a differenza di molti eroi dell'epoca che non sembravano essere indifferenti al gentil sesso. Kit Kat è un eroe adolescente, come altri eroi, come Capitan Mickey. Questo veniva fatto anche per far identificare poi il pubblico al quale si rivolgeva con lo stesso personaggio, quindi fa parte di una serie di eroi adolescenti che andavano di moda all'epoca. All'epoca parliamo degli anni 60, anche se la storia è del 77. Vediamo Kit subire questo processo e lui, nonostante i Ranger cercano di tifare per lui, cercano di non riescono a credere che lui sia potuto arrivare a fare questo gesto anche per una nobile causa, il processo si conclude malissimo per Kit. Lo stesso Kit non vuole assolutamente negare la sua colpa, anzi ammette la sua colpa, dice di essere l'unico responsabile di questi furti. Infatti i banditi, poi alla fine è un caso se quei banditi nella stessa notte avevano tentato di rubare quest'oro. In realtà quelli escono fuori, ecco perché cambia le carte in tavola sempre Berardi, quelli escono fuori nel primo step, e nel secondo step troviamo come protagonista, responsabile, antagonista ed eroe lo stesso Kit. Anche Claretta, che lo va a trovare in carcere, non sembra credere a queste parole. C'è questo polpettone poi intanto che mettono, bellissimo: io ti aspetterò, no, non mi aspettare, trovati un altro, fatti una vita, perché io sono condannato a restare in carcere per i prossimi 30 anni, perché c'è una scena in cui viene spogliato dai suoi, ecco qua, bellissimo questo, gli vengono tagliati i suoi gradi e non è più un ranger, viene bollato come un criminale, passa dall'essere un ranger a un criminale, anzi viene anche accusato, nonostante tutto quello che abbia fatto, viene anche accusato di aver, diciamo, ordito una trama per arrivare poi ad avere la fiducia delle persone per poter compiere poi questi crimini. In carcere vediamo subito che viene accolto dal direttore del carcere e viene vessato e viene umiliato con ogni tipo di trattamento, dai lavori forzati alla cella di rigore. Però nel carcere gira una voce, cioè che siccome lui ha un bottino da recuperare, qualcuno potrebbe farlo evadere in cambio di una parte di questo bottino. Arrivando verso l'epilogo dell'albo, anche grazie a Frank, che tenterà di far evadere a sua volta, che scopriremo la verità, perché fino a metà albo anch'io ero convinto, ma perché per volere dello stesso, che dice: io ho sbagliato, devo pagare, quindi rimarrò in carcere. Quindi il personaggio in realtà non cambia, viene anche in qualche modo giustificato questo gesto, cioè l'altruismo verso gli indiani, verso il lettore. Quindi anch'io mi ero arreso all'idea che avesse davvero commesso questo crimine, e invece no, perché faremo un passo ancora più indietro, prima di quando vennero assunti i Ranger per trasportare quest'oro. Qui vediamo come viene disegnato il nostro Frank, sempre in maniera molto umoristica. Una delle cose più belle, una delle cose che io adoro di questo fumetto, è che vengono alternati le scene molto realistiche a dei tratti somatici molto umoristici, e questa è una particolarità di questi fumetti che io ho sempre molto molto gradito, perché cioè, da una parte c'è la storia, l'avventura, quella seria, cioè tu sai di essere in una storia seria, però molto, anche molto, dai toni molto ironici, quindi una bella lettura per i ragazzi dell'epoca, davvero leggevano delle cose
Ecco perché poi queste cose restano per anni, anni, anni nell'immaginario collettivo delle persone. Mi capita di parlare con persone anche più grandi di me che dicono: "Ah, il piccolo Ranger era bellissimo, il grande Black era bellissimo." Sto divagando di nuovo. Quindi, qual è la verità? Era stato precedentemente assunto dal direttore del carcere e dal governatore per sgominare questa organizzazione che all'interno del carcere operava per far evadere le persone in cambio di questa parte di bottino e porre fine a queste evasioni continue e sgominare questa mafia, tra virgolette, all'interno del carcere. Racconta che viene assunto e gli vengono date un paio di stivali con una lama per difendersi. Poi vediamo in una scena dopo, perché poi alla fine escono, il direttore esce prima. Questo sarà un particolare importante che bisognerà memorizzare. Il direttore esce prima del governatore, e quando restano soli, anche il governatore gli dà un altro oggetto che poteva essere utile, cioè una cintura esplosiva, cioè un esplosivo camuffato alla cintura a cui basta togliere la fibbia per farla esplodere come se fosse una granata. Quindi all'amico Frank toccherà tornare a casa e lasciare Kit nel carcere, però comunque sarà a conoscenza anche lui di questo piano e sarà fondamentale il fatto che Frank sarà messo a corrente di questa cosa nell'ultimo atto, perché qui si conclude questo trittico bellissimo. Kit riceve le istruzioni per evadere. Un altro personaggio che fa parte della storia è Smiley. Smiley si dimostra da subito amico e gli chiede di essere, perché comunque poi si scopre anche essere un personaggio buono fondamentalmente. Lui in carcere, ma non aveva mai ucciso nessuno. Lui dice: "Io non mi porto questo peso sulla coscienza, non voglio morire e crepare in carcere." Kit, commosso, cerca di portarlo con lui. Quindi riceve queste istruzioni, si tratta di far detonare della dinamite in questa miniera e lui si offre volontario, giustamente, ma la missione si rivelerà molto pericolosa. Rischia di lasciarci la pelle, ma non ci lascia lui la pelle, ce la lascerà purtroppo il povero Smiley. Qui vediamo il momento dell'evasione, riesce a fuggire e viene contattato da questi banditi. Ma qui abbiamo un'ulteriore sorpresa. I banditi sono a conoscenza, non si sa come, di questo piano. Quindi il loro scopo è quello di eliminare Kit e Kit si ritrova da solo in una stanza con i piedi nudi, perché sapevano anche della lama che lui aveva già usato in carcere per difendersi. Sapevano della lama nascosta negli scarponi. E si ritrova anche senza scarponi. Quindi chi ha ordito questo era a conoscenza anche di questo particolare. Ma sarà proprio questo particolare poi a far capire a Kit Teller chi è il vero responsabile di tutto, chi è a capo di questa organizzazione che fa evadere i criminali dal carcere di Yuma. Perché si renderà conto che gli sono stati tolti gli stivali, ma la cintura esplosiva non gli è stata tolta. Questo è un particolare importantissimo, il lettore deve stare attento a questi particolari quando legge la storia. La cintura esplosiva non gli è stata tolta, lui la userà per evadere, ma si troverà per evadere nuovamente, questa volta perché era sequestrato dai banditi. Questa volta però le cose si mettono malissimo finché non interviene l'amico Frank che, non ascoltando mai, per fortuna, il nostro piccolo Ranger, si trova nella condizione di salvargli la vita. Il nostro Frank, piccola parentesi, è la spalla comica del piccolo Ranger, perché tutti questi personaggi, lo sappiamo già, avevano tutti una spalla comica, come ad esempio Zagora, Chico, eccetera, eccetera. Hanno un po' tutti le stesse caratteristiche, cioè tutti attratti dal cibo, come il professor Occultis, come Chico appunto, e dal bere. Insomma, sono, a differenza, no, dell'eroe, ecco, perché poi
cercavano anche di creare questo equilibrio, no? L'eroe è sempre un po' tutto d'un pezzo, mentre poi la spalla comica è un po' si lascia andare, è un po' più viziosa, ecco. E sarà proprio grazie all'intuizione di Frank che Kit arriverà alla verità. Cioè, chi sapeva degli scarponi, ma non della cintura esplosiva? Ma lui, il direttore del carcere, Surprise, che assomiglia a Kipling, ragazzi, il direttore del carcere perché era uscito prima che il governatore gli consegnasse la cintura. Quindi lui si reca dal direttore del carcere, lo provoca e lui alla fine confessa e il governatore presente, chiamato da Frank, ascolta tutto. Perché il direttore aveva ordito questo piano? Per togliere ogni sospetto su di lui e liberarsi di un nemico scomodo, cioè di Kit. Kit, quindi, arriviamo al finale, viene reintegrato, c'è il grande ritorno dai Ranger che lo accolgono festeggiando alla grande, i Pippo Urrà per il piccolo Ranger che da oggi in poi avrà altre medaglie, altri onori, eccetera, eccetera. Bacio, polpettone, lacrimuccia, il ricongiungimento tra, non letteralmente, perché non è un porno, il ricongiungimento tra Kit e Claretta, questo bacio, Kit le dice sì, io ti ho zanna biancato è un termine, per dire ti ho scacciata via perché non potevo in nessun modo tradire la mia missione. Epilogo dell'epilogo, in conclusione si vede alla fine Kit che torna dall'Indiana Arapaho carico di cibo e viveri perché effettivamente mancano di quest'oro, manca qualcosa, mancano dei lingotti. E allora, beh, però comunque alla fine tutti chiudono un occhio perché la missione si è conclusa bene e ci stava anche perdere una parte dell'oro. Quindi alla fine uno strappo alla regola, sempre per una causa altruistica, lo fa. Cioè si capisce che comunque una parte di quest'ora dice tocca agli indiani, basta, non ci sono santi. Ragazzi, il video finisce qua, spero che mi sono dilungato un po', però spero di avervi incuriosito sulla lettura di questo grande, grandissimo personaggio. Spero che nei vostri prossimi recuperi, magari non questi che sono quelli, diciamo, dell'epoca, però il personaggio è stato ripubblicato dalle edizioni IF, quindi quelli si trovano ancora tranquillamente in commercio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscete già il personaggio, aspetto i vostri like e un commento. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella per essere aggiornati sui miei contenuti. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao, alla prossima!